Buongiorno e bentrovati a Ultima TG. Lo avete sentito già dai titoli di copertina. Apriamo con la cronaca. Un muratore di 52 anni è stato ucciso ieri sera a Licata Freddato con 7 colpi di pistola calibro 9. Una telefonata anonima segnalava una sparatoria nella zona delle SR. Nessuna la pista esclusa. Sentiamo il collega Damiano Scala. È giallo sulla morte di Giacinto Marzullo, l'agricoltore 52enne ucciso con 7 colpi di pistola incontrata a Mollaca Faia nelle campagne di Licata, in provincia di Agrigento. Ad avvisare la polizia una telefonata anonima. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo è stato avvicinato dai killer mentre stava svolgendo alcuni lavori nel suo appezzamento di terreno. Immediatamente è scattata la fuga tra le serre, ma per Marzullo non c'è stato nulla da fare. Gli assassini hanno cominciato a sparare dalla vicina stradina, con i colpi che hanno raggiunto l'uomo al torace, all'addome e alle gambe. I killer sono poi fuggiti, senza che nessuno abbia visto o sentito nulla. Immediato l'intervento sul posto degli agenti del commissariato di Licata e dei loro colleghi della squadra mobile di Agrigento, con il coordinamento della Procura della Repubblica. Gli inquirenti adesso scavano nel passato dell'agricoltore, che non sarebbe affiliato a nessun clan di Cosa Nostra, nonostante le modalità di esecuzione del delitto siano tipicamente mafiose. Sul suo conto c'è solo una denuncia per lesioni. Dopo aver perquisito e controllato la casa e il deposito del 52enne, gli agenti hanno poi ascoltato nella notte familiari, amici, conoscenti e colleghi di lavoro della vittima, ma dai primi riscontri non sarebbe emerso alcun elemento utile per capire il momento dell'omicidio. Adesso si attende l'esito dei rilievi del personale della scientifica della questura e l'autopsia per capire cosa ha portato a questo efferato delitto. E un altro incidente nel Trapanese, un ciclista è morto investito da un'auto nella tarda serata di ieri, incontrata affacciata a Mazara del Vallo su un cavalcavia. La vittima è Fernando Laurini, mazzarese di 41 anni, secondo quanto accertato dalla polizia municipale. È stato l'automobilista di 31 anni, originario di Gela, ma residente a Mazara del Vallo, che a tamponare in discesa sul cavalcavia con la Peugeot 206 di cui era alla guida il ciclista, che nell'impatto è stato rimbalzato sul parabrezza della vettura sulla quale è stato trasportato per un paio di metri. Laurini è poi finito a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'automobilista, che avrebbe chiamato i soccorritori, è stato trovato sul posto e accompagnato in ospedale dai vigili urbani per essere sottoposto agli esami per verificare se era sotto l'effetto di alcol o di droga. Cambiamo argomento. 32 tunisini sono stati salvati e condotti all'hotspot di Lampedusa a chiedere aiuto. Uno degli stranieri che ha raggiunto a nuoto la costa. Sentiamo Chiara Morabito. Forse devono a lui la vita, al suo estremo gesto di coraggio, i 32 tunisini salvati questa mattina dalla motovedetta della Guardia Costiera nei pressi di Linosa. Tra le quotidiane storie di disperazione emerge quella di un giovane, l'ennesimo che tenta di raggiungere le coste della Sicilia in cerca di una speranza. Dopo un viaggio durato giorni a bordo di una piccola carretta del mare, in 32 stipati in pochi metri di imbarcazione, l'uomo ha trovato la forza di raggiungere a nuoto la costa in piena notte. Non ha esitato a buttarsi in mare una volta capito, grazie a qualche piccola luce che vedeva all'orizzonte, di essere vicino alla costa. Qualche momento di smarrimento una volta arrivato a riva, poi come un miraggio si dirige verso la caserma dei carabinieri. Il piantone gli apre e lui racconta tutto, rivela di essere sopravvissuto a una traversata durata giorni e che insieme a lui ci sono i compagni di avventura in grande difficoltà. Il piantone lancia l'allarme, si attiva la macchina dei soccorsi e esce la motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa, solo per un caso fortuito ancora ancorata a Linosa. Qualche minuto di ricerche, i militari avvistano la piccola carretta del mare con tutte le persone ancora a bordo. Tra loro c'erano anche due donne e due minorenni. Gli stranieri sono stati soccorsi e sono stati condotti con la motovedetta all'hotspot di Lampedusa. Nessuno di loro è in pericolo di vita. E ci spostiamo nel ragusano. Maxi rissa tra famiglie con sparatoria ad Acata, in provincia di Ragusa. Arrestate 4 persone, 3 denunciate. Sentiamo Damiano Scala. Due famiglie in pessimi rapporti tra loro, 7 persone, tra cui 2 minorenni, una rissa che poteva finire in tragedia se non ci fosse stato il provvedimento di placare gli animi surriscaldati. Succede ad Acata, in provincia di Ragusa, dove i militari hanno arrestato 4 persone e denunciate 3 a piede libero. Sequestrato anche un fucile usato durante la rissa per ferire un ragazzo in modo non grave. Tutto è iniziato per futili motivi, da cui poi gli spintoni, le urla e le minacce. La situazione è degenerata ulteriormente quando uno dei contendenti ha tirato fuori un fucile ed ha sparato, colpendo alla gamba un giovane. Nel corso delle perquisizioni alle abitazioni delle due famiglie, i carabinieri hanno trovato altri 2 fucili e alcune munizioni. Per i contendenti l'accusa è rissa aggravata, lesioni personali e detenzione illegale di armi da fuoco.
Nuovi casi di caporalato, questa volta però non si tratta di sfruttamento in campo agricolo, ma di parcheggiatori abusivi, un business da 6 milioni di euro. Ce ne parla Simona D'Urso. La Sicilia sempre più nella morsa del caporalato e mentre fino ad ora lo sfruttamento dei lavoratori per lo più stranieri avveniva nel comparto agricolo, ora si passa ai parcheggi abusivi. Succede a Palermo, dove è partita la caccia a chi ingaggia gli immigrati con incassi sino a 3.000 euro al mese, ma al posteggiatore ne restano solo 300. L'ipotesi di reato è caporalato e la Procura di Palermo per la prima volta punta il dito contro un sistema illecito che gestisce oltre 400 parcheggi sparpagliati per la città. Un esercito ben strutturato, composto da migranti africani e bengalesi per lo più, costretto a consegnare ogni giorno al caporale l'incasso totale a fronte solo di 10 euro. Nelle scorse settimane il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Andrea Fusco hanno aperto un fascicolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, incaricando i carabinieri di indagare sulla gestione dei posteggiatori nelle zone di sosta maggiormente frequentate nelle ore serali e di notte, quali Piazza Marina Mondello, il lungomare della Daura fino a via 20 settembre. Un business da oltre 6 milioni di euro l'anno. La lotta contro i parcheggiatori abusivi è partita già in primavera e si era intensificata grazie al nuovo strumento del DASPO urbano, il provvedimento di allontanamento temporaneo dai luoghi dove viene commesso il reato. Ma negli ultimi mesi il questore Renato Cortese ne ha già firmati oltre 60. Il piatto della bilancia però è sbilanciato, perché per ogni parcheggiatore colpito da DASPO nel giro di mezz'ora ne arrivano altri due nello stesso punto. Una sintesi della Procura che sintetizza l'obiettivo di colpire gli organizzatori di un business milionario da oltre 6 milioni l'anno. Cambiamo argomento, lunghe code da e per la Sicilia, anche 2 ore di fila per imbarcarsi sui traghetti a Messina o a Villa San Giovanni. Sentiamo. Che si tratti di rientro dalle ferie o di vacanzieri che si vogliono godere l'estate in ritardo rispetto agli altri, per imbarcarsi sui traghetti da e per la Sicilia ci vogliono anche 2 ore di attesa. Un lungo torpedone di auto in coda sia a Messina che a Villa San Giovanni, con rallentamenti anche sulla A18 che collega il capoluogo etneo con quello pelloritano. Stamani i disagi sono stati più pesanti del solito, come riferiscono dalle centrali operative di Polizia Stradale e Polizia Municipale. Le code hanno cominciato a formarsi intorno alle 8 di stamattina. L'isola insomma si conferma meta turistica di prima scelta e dopo aver visitato il patrimonio storico architettonico della Sicilia o fatto il bagno nelle sue acque cristalline, questo è il piccolo prezzo che bisogna pagare. Occorre quindi armarsi di pazienza ed aspettare, attese che niente hanno a che vedere con la prima metà di agosto, quando l'ANAS, appena una settimana fa, fu costretta a chiudere lo svincolo di Villa San Giovanni dell'A2 in direzione nord per consentire lo smaltimento delle auto incolonnate agli imbarchi. I veicoli diretti a Villa San Giovanni sono stati quindi costretti a proseguire verso sud fino al successivo svincolo di Campo Calabro, dove si trovava un'area di stoccaggio per i veicoli in attesa di traghettare e rimettersi così in autostrada finalmente in direzione nord, destinazione Sicilia. E adesso parliamo di scuola. Libri, astucci e zaini quest'anno potrebbero costare alle famiglie circa 500 euro a studente. La denuncia arriva dalla Codacons Sicilia, che stila una lista di consigli utili per aiutare a risparmiare. Chiara Murabito. La stangata di settembre, così definisce il Codacons l'aumento del prezzo di diari, astucci, zaini, materiale scolastico stimato del 2,5%, con punte anche del 3,9%. L'ormai annuale stangata di settembre, che però quest'anno, oltre a essere annuale, è anche più cara del passato, mentre negli ultimi anni c'era stato un po', diciamo, un ristagno dei prezzi, quest'anno hanno ripreso ad aumentare, complice la supposta fine della crisi. Negozi e supermercati hanno già riempito gli scaffali. La spesa complessiva per il corredo scolastico potrebbe costare all'incirca 500 euro a studente, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane e siciliane a seconda del grado di istruzione della scuola. Insomma, si potrebbe superare anche soglia 1.100 euro a studente. Il Codacons corre ripari e stila una sorta di vademecum per le famiglie per aiutare ad abbattere i costi di circa il 40%. Sono dei consigli di buon senso. Innanzitutto di evitare per quanto possibile di lasciare i figli davanti ai canali dedicati ai ragazzi, che in questi giorni sono infarciti delle pubblicità dell'ultimo zaino alla moda di cui non si può fare a meno. Non comprare tutto subito. Comprare solo quello che è indispensabile, ecco, magari lo zaino
se quello dell'anno scorso è ancora buono, teniamocelo e compriamolo a fine ottobre, quando ci saranno sicuramente degli sconti più considerevoli. Aspettare per la maggior parte del corredo scolastico i consigli dei professori, perché comprarsi un vocabolario che poi al professore non piace o che il professore considera superato o non adatto è un investimento, diciamo, che non va a buon fine. Infine, una nota critica. Abbiamo assistito in questi anni al clamoroso flop del libro elettronico, da noi tanto consigliato, però poi i ragazzi si devono portare appresso il libro di carta lo stesso. Servirebbe che finalmente venga applicata la Costituzione italiana sul diritto allo studio, che non sia una croce per le famiglie. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità nella seconda parte, ampia pagina dedicata allo spettacolo. Direttamente dal mare di Porto Palo, ogni giorno ti offriamo un pescato freschissimo, che se vuoi possiamo cucinare per te gratis. Oppure potete servirvi del nostro takeaway o gustare qui da noi le nostre pietanze, sempre fresche e prelibate. Dotsuma, il pesce come non l'avete mai mangiato. Sembra che ci sia stata un'esplosione nell'area dell'ossigeno, le notizie sono ancora confuse. Anni di indagini, processi e ancora nessun colpevole. Continua la passerella di star al Taormina Film Fest. Bentrovati, apriamo questa seconda parte dedicata, come dicevo prima, allo spettacolo. Due servizi realizzati dalla collega Simona D'Urso. Iniziamo con la visita in Sicilia di Michele Placido per una 3 giorni di serata d'onore, portando in scena testi e poesie sotto forma di dialoghi con il pubblico per una interazione speciale. Innamorato della letteratura pirandelliana, Placido inaugurerà anche la stagione autunnale del Teatro Stabile di Catania. Sentiamo. Michele Placido, mattatore in Sicilia per una 3 giorni con serata d'onore. Dopo essere stato al Teatro Antico di Morgantina, oggi il turno di Tindari e sarà domenica al Teatro Romano di Catania. In scena, in forma quasi di dialogo con il pubblico, porta testi, versi e le note che lo hanno caratterizzato nella sua formazione professionale. Dai monologhi di Dante alle poesie di Neruda, Montale e D'Annunzio e poi i testi classici napoletani di scrittori e maestri del teatro come Edoardo De Filippo. Immancabile la presenza di alcuni brani pirandelliani, come nel caso dell'Uomo dal fiore in bocca, perché lo scrittore siciliano è per Placido un caposaldo della sua carriera. Non a caso l'attore e regista pugliese, che di Pirandello ha un'ammirazione viscerale, inaugurerà la stagione del Teatro Stabile di Catania portando in scena 6 personaggi in cerca d'autore. Un casting per la rinascita del teatro catanese che il 17 ottobre prossimo segnerà l'apertura della nuova stagione. E se i personaggi di Pirandello erano in cerca d'autore, Placido è in parte in cerca di attori, visto la disdetta di Pippo Pattavina, che per ragioni personali non farà più parte del cast. Pippo Pattavina infatti sarà sostituito proprio da Michele Placido, chiamato a rivestire il personaggio del padre. Placido, impegnato nella regia dello spettacolo, ha accettato la richiesta dello Stabile Etneo per interpretare il ruolo, confermando con questa decisione la sua disponibilità a contribuire al rilancio dell'ente, che sta attraversando un delicato periodo di rinnovamento artistico, oltre che gestionale. Nonostante abbia interpretato tante volte personaggi pirandelliani, Michele Placido sostiene che lo affascina l'idea di fare Pirandello in Sicilia e vive come una sfida lavorare nella sua terra non per il folklore, che è colore, piuttosto per la cultura siciliana, che è unica.
E sempre la collega Simona Tursos ci parla del concerto ieri a Zafferana Etnea della band che ha raggiunto il successo dopo la vittoria del talent show Amici. Parliamo dei The Colors, sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. Raggiunto il loro successo, l'in-show di Maria De Filippi, ma la loro carriera artistica inizia molto tempo prima, quando i The Colors si esibivano nei locali milanesi. Suonare tutte le sere davanti anche a magari 5-6 persone il martedì sera a febbraio a Milano, e quando sei dentro ti rendi conto che faceva quasi più figo dire che eri la resident band delle scimmie e non esserla veramente. Poi a distanza di tempo ringraziamo tanto quel periodo lì, perché è stata la nostra vera palestra, quello che ci ha costruiti, cioè che ci ha creato proprio una specie di corazza che sul palco è secondo noi la nostra vera identità. Il 2015 è stato il loro anno, quello che ha permesso ai The Colors, la band formata da Antonio Stesce, Alex Fiordispino e Daniele Mona, di raggiungere il successo. Da allora la loro vita è cambiata e hanno iniziato a calcare i palcoscenici più importanti. Ieri hanno regalato i ai loro fans, che li hanno accolti con palloncini colorati, azzurri, rosa e bianchi, proprio come i colori dei The Colors. Di loro mi piace il loro modo di cantare, anche di arrangiare i testi e le canzoni in generale. Beh, diciamo che mi piacciono, non proprio una fan, però mi piacciono. E poi per far contenta mia figlia, perché voleva che fossimo tutti presenti, allora abbiamo fatto questa passeggiata. Ovviamente le avete conosciute ad Amici? Sì, ad Amici. E poi anche noi ci siamo conosciuti, grazie a loro è nata una grande amicizia. Perché tramite il gruppo Facebook poi si sono creati vari gruppi WhatsApp e ci siamo ritrovati tutti insieme. E poi ci siamo incontrati anche all'infuori degli store loro, ora dei concerti, ci siamo altre volte incontrati. Oggi è stata un'occasione comunque per essere tutti insieme. Noi abbiamo i The Colors da quando siamo entrati ad Amici e seguiti in questo lungo viaggio, diciamo. Sicuramente stiamo lavorando tantissimo per iniziare a fecondare un po' l'estero, iniziare a seminare qualcosina all'estero. Inizieremo con un tour in Germania a gennaio del 2018, faremo 6 tappe lì in Germania e probabilmente inizieremo un pira anche a ambisce anche a quella all'espatrio di questo progetto qui. Siamo contenti perché ci godiamo la Sicilia, la Campania, la Calabria, però dopo quando torniamo su a Milano ci pesiamo, è bella tosta. Mangiavamo gli arancini durante il soundcheck, prima eravamo qui a mangiare arancini. Ancora qualche istante di pubblicità, ci ritroviamo per la terza parte dedicata allo sport. Professionalità, qualità, ricambi, assistenza post vendita, trent'anni d'esperienza al servizio del cliente. Merid, via Messina 780, zona Cannizzaro, Catania.
Parliamo di calcio, le formazioni di Serie C in attesa di conoscere risvolti sulla questione sciopero continuano a muoversi sul mercato per arrivare pronte all'inizio del campionato. Sentiamo Giovanni D'Antoni. Trepidazione attesa, lo spegnimento dei semafori per il via del nuovo campionato di Serie C è vicino, ma va ancora usato il condizionale sulla data. Quest'ultima, infatti, potrebbe essere suscettibile a cambiamenti per via della diatriba in atto tra Assocalciatori e Lega Pro sulla questione over. La negoziazione tra le parti è in atto, un braccio di ferro che potrebbe conoscere risvolti dall'incontro che si verificherà tra Damiano Tommasi e Carlo Tavecchio. Sul piatto dovrebbero esserci 500.000 euro, fondo da utilizzare come garanzia per gli stipendi della scorsa stagione non pagati da alcune società e per dare un segnale all'interno sistema. Intanto lo sciopero dietro l'angolo alla Regover condiziona non poco il mercato delle siciliane. Il Catania necessita di sfoltire il suo parco giocatori, priorità al reparto offensivo, dove il tecnico Lucarelli annovera per il momento 11 pedine. Khalil è un rebus irrisolvibile per via dell'ingaggio esorbitante, Pozze, Bonne e Anastasi sono molto contesi ma non certi di partire, mentre Rossetti, che si è messo in luce nel precampionato, potrebbe a sorpresa restare a disposizione dell'allenatore toscano. Il Trapani, dopo il colpo Marras, prova a sferrare un nuovo attacco per Perez, attaccante dell'Ascoli, che però nicchia su un suo approdo in una serie inferiore. Bomber cercato anche dai vertici del Siracusa, che vorrebbero mettere a disposizione di Paolo Bianco un nuovo numero 9. Sondaggi per l'ex Trapani Caio De Cenco. Ci spostiamo a Lentini, dove la Sicula Leonzio ha ufficializzato l'attaccante Francesco De Felice e il portiere Michele Lacagnina. Elementi giovani e talentuosi già aggregati alla rosa di Rigoli. Ad Agrigento continua l'opera di ricostruzione dell'organico, prelevato dalla Serie D il centrale e confermato il terzino Andrea Scrugli. E sempre Giovanni D'Antoni ci parla della sfida domani pomeriggio tra Akragas e Leonzio per il secondo turno di Coppa Italia in Serie C. Seguiamo l'anteprima nel servizio. Una siciliana contro l'altra in Coppa ancora una volta. Così come è avvenuto per la Sicula Leonzio, anche per l'Akragas la stagione inizierà nel segno del derby. Toccherà infatti ai giganti debuttare in gare ufficiali domani pomeriggio, quando alle 16.30 allo stadio Esseneto e non più all'Angelino Nobile come prima concordato, si disputerà la gara valida per la seconda giornata di Coppa Italia Serie C, match del gruppo che vede inserito anche il Catania. Biancoazzurri contro bianconeri, Lello di Napoli contro Pino Rigoli. Il tecnico di Racuia vivrà l'ennesima emozione forte. Dopo il ritorno al Massimino, Rigoli tornerà anche nello stadio del club che lo ha lanciato e consacrato tra i professionisti, quell'Akragas dal bel gioco che ha stupito e ottenuto una splendida salvezza nella stagione 2015-2016. Se la Leonzio ha già avuto i primi segnali dal campo e bagnato, seppur con un KO, l'esordio contro il Catania, l'Akragas e farlo davanti ai propri tifosi rappresenta uno stimolo non indifferente per il tecnico di Napoli. Queste le sue parole nella conferenza stampa di vigilia del derby. Domani sicuramente è una partita tosta, una partita dove l'abbiamo preparata come sempre e sappiamo che dopo quasi 25 giorni di ritiro qualcosa a livello fisico puoi dare, puoi concedere, però abbiamo giocatori pronti a subentrare e a vendere cara la pelle. Le infinite vicissitudini economiche e societarie hanno rallentato il processo di ricostruzione del club agrigentino, che una volta confermato il suo tecnico sta provando a formare una rosa all'altezza della categoria. Di Napoli ci crede. Parola però al campo e ancora una volta ad un derby. Leonzio contro Akragas, un altro assaggio di quello che sarà il prossimo campionato di Serie C. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito. Da parte mia, l'augurio di un buon pomeriggio.